Un augurio di cuore per il 2019, un anno importante per i lavoratori e per la società italiana. Indubbiamente la UIL è il sindacato che da sempre, dai tempi di Benvenuto Segretario, si è caratterizzata con lo slogan "il sindacato dei cittadini" e oltre che ai lavoratori ha sempre guardato al cittadino, ovvero colui che poi è il terminale nella vita della comunità, dei servizi, dei benefici, del benessere che tutti auspichiamo. Ma i lavoratori quest'anno vivono una situazione di grande incertezza. Sappiamo che eravamo partiti all'inizio dell'anno con un PIL, con un prodotto interno lordo che era arrivato nelle stime che venivano autorevolmente fatte a superare anche l'1,5%. Arriviamo invece con i dati trimestrali a riscontrare come siamo sotto lo zero e quindi una situazione di stagnazione si è venuta a creare. Senza voler all'ultimo dell'anno fare polemiche o aprire dialettica, dobbiamo però essere consapevoli che il lavoro crea ricchezza, che i lavoratori e l'occupazione diventano poi consumatori e creano ulteriori fonti di ricchezza e quindi un circolo virtuoso. E quindi l'Italia, Repubblica fondata sul lavoro, come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione, ci impone prima di tutto di dare delle risposte e i lavoratori, nell'augurargli naturalmente delle serene festività e un buon inizio dell'anno, devono sentire che da parte delle istituzioni il lavoro è il primo obiettivo e le condizioni perché si ricrei sviluppo e occupazione deve, al di là delle forze politiche, animare l'impegno di tutti coloro che vengono eletti e rappresentano nel nostro paese le istituzioni.